porto acceso da una passione. 11 letti Roma chiamò e sul tarzone del cupolone nanna la maglia tu colori e trovò i tu colori e Roma nostra. Oggi signora del football non più maestri né professori ma sono dolori perché Roma c'è già qua. Con Masetti che è in primo portiere, che Micheli Spuglia che è un piacere, poi c'è Tacconello Tettolini con Gran Puglio Bernardini che da scuola all'Argentini, poi c'è Tapperari San Mediano, bravo nazionale capitano, Ini Pasanelle Costantino, Lombarde con Tacchino, qualche mago per segnare. Campo d'estaccio. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Baldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno, Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Insomma, Mimmo, ieri il discorso era, ma anche l'altro ieri, no? Cerchiamo di cominciare la partita senza subire gol. Infatti, pronti via, boom. Credo che sia stato forse l'unico neo, ma un neo molto molto grande per il doppio confronto. Il gol di Diagabì mi ha ricordato il primo gol del Porto, tu ricorderai, nella partita dell'Olimpico, no? Dopo 8 minuti, punizione, colpo di testa, bastava anche lo 0-0 in quella partita e la Roma si è complicata subito, diciamo così, la storia e si è dovuta mettere a rincorrere, parlo di ieri sera ovviamente, un risultato che a quel punto l'avrebbe premiata soltanto con 3 gol. Io ti devo dire, a me la prestazione della squadra non è assolutamente dispiaciuta, anche se da un punto di vista tecnico sono mancati alcuni giocatori che probabilmente se avessero dato quello che solitamente danno probabilmente avrebbero aiutato la squadra a fare un altro gol e a portare a casa la qualificazione. Però la prestazione c'è stata, io sono assolutamente convinto. È mancata un po' di qualità, Mimmo. Sì, assolutamente, però ti faccio un discorso molto semplice, quelli che fanno proprio le persone che ragionano in maniera molto molto facile. Il migliore in campo, parlo di tutti i 22, 23, 24 che ieri sono scesi sul terreno di gioco olimpico, per me è Lopez, il portiere del Lione, e questo ti sta a dire che comunque la Roma ci ha provato, che ha trovato 2 gol, ha trovato una traversa, ha trovato anche un portiere che ha parato tutto quello che poteva e doveva parare, e quindi un piccolo merito va dato a questo portiere, va dato a Lione, ma questo non deve togliere il merito della Roma, che lo ripeto Ubaldo, nonostante la giornata di scarsissima vena di almeno 3 suoi giocatori, è riuscita comunque a portare a casa una prestazione molto complicata, perché secondo me non si è capito fino in fondo quanto fosse difficile attaccare il Lione ieri sera, dovevi esporti ma dovevi stare attento anche a fare una copertura adeguata nella fase di non possesso. Io ritengo che Alisson ha rischiato qualcosa ed è stato bravissimo quando la partita però si era già indirizzata in un certo modo, nel senso che quando la Roma stava ormai spingendo non c'erano più quasi difensori o centrocampisti, poi è chiaro che sono stati bravi quei Lioni a fare le ripartenze, è stato bravissimo il portiere della Roma a neutralizzare le occasioni, però in precedenza secondo me la squadra era riuscita ad avere un equilibrio costante durante tutta la partita, e questo devo dire che anche per merito del lavoro dei centrocampisti, 2 su tutti, De Rossi e Strootman, che hanno aiutato la squadra ad essere sempre compatta, a non dare al Lione la possibilità di andare a trovare dei grandi spazi nelle ripartenze. Quindi tu dici la prestazione è stata buona, però vai fuori, e certo ti attacchi ovviamente perché ti serviva magari giocare meno bene e fare un gol in più. Coloro che erano deputati a dare un senso in fase realizzativa su tutti, Salah e Dzeko, ieri hanno messo insieme una prestazione assolutamente negativa, e questo forse ti ha condizionato, ma soprattutto ti ha condizionato il risultato della partita d'andata, perché tu nel secondo tempo di Lione hai preso 3 gol ed è lì che ti sei giocato la qualificazione, te lo sei giocato con quel gol all'ultimo minuto, il recupero, anche ci ricordiamo bene qual era, con una deviazione, uno fuori gioco, non conta niente ormai, non conta assolutamente niente, conta che tu in qualche modo dovevi evitare di fare errore, ne hai fatto subito uno dopo 16 minuti o scarsi, e parlo del gol di Diagabì, poi comunque la partita l'hai ripresa, l'hai giocata, sei stato sempre dentro la partita. Gabriele, la Roma non è mai stata qualificata ieri sera durante la partita, non c'è stato un momento in cui la Roma era qualificata, mai, e alla fine va fuori.
va fuori con demerito per quello che è successo nella partita di andata, anzi nel secondo tempo della partita di andata. Credo che questo sia, diciamo, la fotografia più esatta di quello che è successo nel doppio confronto. E a questo punto, Mimmo, le domande. A questo punto io ho grandi paure per la partita di domenica sera, no, te lo dico. Sì, paura, in primis, attenzione, in primis. Per quello che può aver lasciato questa partita a livello mentale e fisico. Beh, anche tossine nervose, voglio dire. È certo. Guarda che la squadra l'ha fatta la partita, l'ha fatta assolutamente per 90 e passa minuti. Poi quando tu non porti a casa il risultato, probabilmente ti si accumula anche come ti posso dire, la delusione, il nervosismo, e tu domenica sera devi andare a giocare contro una squadra fatta dei ragazzetti che corrono come matti, che sono stati ieri sera davanti al televisore a vedere la partita, probabilmente anche qualcuno a tifare per la Roma, ma insomma poi domenica sera trovi una squadra fresca e riposata e tu hai fatto uno sforzo inaudito e anche inutile, però hai dimostrato che tu hai una forza, che hai della qualità, ma che ti manca ancora qualcosina per diventare una squadra importante. Magari quel qualcosina, Gabriele, potrebbe anche non subire gol su una palla inattiva con la difesa schierata dopo un quarto d'ora. Insomma, quello mi sembra un errore veramente imperdonabile nell'economia complessiva del doppio confronto. Proprio in quella situazione, Mimmo, ho sentito, a me sinceramente mi è sfuggita, ho sentito Spalletti che il Lione ha effettuato un mezzo blocco, non lo so, io... Ma insomma... Se anche avessero fatto un blocco sono stati polli quelli della Roma, no, a imboccà, cioè, quindi certo. Fa parte anche del gioco, perché se la Roma fa un gol su blocco, brava la Roma, e polli quell'altro, in caso contrario io devo dire la stessa cosa. Ho trovato Fazio spaesato, cioè non sapeva se andare su quello che veniva, su andare incontro, restare, prendere posizione, e Diagabì ha fatto proprio il terzo tempo, Ubaldo. Sì, sì. E quando tu fai il terzo tempo vuol dire che non c'è nessuno che nemmeno ti dà una spintarella, come faceva il mio amico Ubaldo, che magari affrontava un attaccante che era più forte di lui sul gioco aereo, però ti mettevi vicino, gli davi una toccatina, lo sbilanciavi e quello non faceva più quel terzo tempo in quel modo. Ma è clamoroso prendere un gol in quel modo, è clamoroso perché è lo stesso gol di fatto che hai preso all'andata, e forse quella lezione ti doveva servire e non è servita, e paghi. Facciamo un attimo un ragionamento nell'ottica dei 180 e passa minuti, Ubaldo e Gabriele. Passa la squadra più forte o passa la squadra che più ha meritato? Che più ha meritato? Che passa? Secondo me nemmeno ha meritato. È forte, no? Merita. Io comunque mi ha sorpreso un po' il Lione ieri sera. Ti ha sorpreso in maniera positiva? Sì, sì. Ma in che fase? Dimmi. Nonostante la Roma ci abbia messo tanto, ripeto, un po' di qualità, un po' troppa di qualità nelle scelte, in alcune giocate è mancata, che poteva fare la differenza. Non pensavo, l'avevo considerata molto più debole a livello organizzativo, no? E invece devo dire, speravo in una certa inesperienza anche da parte di un gruppo giovanissimo, certo, che con una certa pressione dentro il campo e soprattutto anche fuori, no? E invece devo dire che l'hanno gestita. Sì, sì, questo è tutto vero. Bene. Questo è tutto vero. Io ricordo però almeno 4, se non 5 parate veramente determinanti del portiere del Lione, che ti sta a dimostrare che comunque sia. Sì, sì. È vero che il portiere fa parte della squadra, io lo sai quanto sono assolutamente convinto di questo. Però ti sta anche a dimostrare che la Roma le chiavi per poter andare a far male le aveva trovate, quelle giuste per entrare nell'apparato difensivo del Lione. È mancata un precisione nella finalizzazione, è mancato un pizzico di cattiveria o di determinazione. In più sono mancati Salah e Dzeko, questo è il punto, soprattutto nel secondo tempo è mancato Dzeko, nel primo tempo forse un pochino si era visto, Salah anche nel primo tempo un qualcosina l'aveva fatta, la palla che dà Strootman, no? Ve la ricordate, a occhi chiusi, Strootman tira due volte, il portiere lì fa le prime parate importanti, la parata importante non è quella sul colpo di testa di Salah dopo la traversatura, quella era per Gino Mancini e Roberto Tedeschi per farsi fare una fotografia, non c'entrava niente, però poi ti fa la parata su Nainggolan, sul colpo di testa di Nainggolan, sul suo palo, che è una parata determinante quella, sì, quella sì. È una parata importante, e comunque sia, tu ci hai provato, hai vinto la partita, hai fatto due gol che ti sarebbero bastati qualora tu non avessi preso quel gol da cretinetti, diciamo così, su una palla inattiva dopo 15 minuti e avresti portato a casa tutto quanto, però ormai questo appartiene al passato, noi dobbiamo pensare a quello che è il futuro. Intanto l'eliminazione dell'Europa League segna una sottolineatura per quello che riguarda, o potrebbe riguardare, io uso sempre il condizionale, il futuro di Spalletti,
perché adesso si attottigliano le possibilità, le percentuali di vincere qualche cosa, perché eliminate l'Europa League non resta che vincere qualcosa in campionato, ma Spalletti non ha mai chiarito che cosa intende lui quando dice voglio vincere qualcosa. Sicuramente adesso ti devi andare a giocare la qualificazione alla finale, non alla vittoria di Coppa Italia, alla finale di Coppa Italia, nella partita di ritorno contro la Lazio. E per me, Ubaldo, Gabriele, non so che ne pensate, l'impegno contro Lazio sarà molto più complicato rispetto a quello di ieri sera. Molto più complicato. Perché devi fare 3 gol un'altra volta e soprattutto non devi prenderle. Questa è una squadra che purtroppo, sottolineo purtroppo, l'abbiamo detto quante volte, Ubaldo, conoscendo un pochino i nostri polli, la Roma è una squadra in grado di fare 2 gol a Lione, io non sono sicuro che non sia in grado di non farselo fare, lo abbiamo detto perché conosciamo la squadra e quello si è dimostrato poi in realtà, ma questo però non mi impedisce di dire che a mio giudizio la prestazione me la porto a casa. Spalletti aveva azzeccato tutte le mosse iniziali, aveva azzeccato l'impostazione della partita, probabilmente a giochi conclusi, a bocce ferme il giorno dopo, ripensando a quello che è stato poi lo svolgimento della partita nella parte finale, forse poteva avere il coraggio, secondo me, di fare delle scelte diverse, soprattutto per quanto riguardava Salah e Dzeko, perché se vedi che non è serata, forse è il caso di provare con altra soluzione. Guarda quello che è successo con Bruno Perez, che considero tra i peggiori della serata di ieri sera. Metti uno che un pochino, la prima volta che mette una palla in mezzo, e la Roma riesce a trovare il gol. Insomma, quindi mi porto a casa la prestazione, mi porto a casa la vittoria, non mi porto a casa la qualificazione, per questo sento già le voci che dicono e quindi ti attacchi. Però mi attacco, però la partita, scusami, la qualificazione tu non l'hai persa ieri, l'hai persa a Lione quando, lo ripeto, nel secondo tempo, partendo dall'1-2 per te, dal 2-1 per te, 1-2 in quanto giocavi fuori casa, hai preso 3 gol, Gabriele, e lì hai vanificato tutto quanto. Sì, Mimmo. Ripartiamo da qua. Ok, perfetto. Porto acceso, dalla passione, 11 atleti, Roma chiamò, e sul tarzone del cupolone, nanda la maglia, tu colori, e tu mo, di tu colori, e Roma nostra. Oggi signora, per pure far, non più maestri né professori, ma sono dolori perché Roma c'è già qua. Con Masetti che è in primo portiere, che Micheli studia che è un piacere, poi c'è Tacconello, Tettolini, con Gran Puglio Bernardini, che da scuola all'Argentini. Poi c'è Tapperari, San Mediano, bravo nazionale capitano, Ini, Pasanelle, Costantino, Lombardo e Contagrino, qualche mago per segnare. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci basterà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso, sa strillare, petti d'acciaio, passo il settore, colpi di testa, da mai incantare, passaggio. Come qua, Gabriele? È così. Vuoi dare solo per un puro senso cronistico gli accoppiamenti dell'Europa League? Abbiamo dati Anderlecht Manchester, Santa Vigo Genk, Ajax Schalke, Lione Besiktas. Ok, adesso che l'abbiamo ridetti, io mi gioco finale Manchester United e Schalke 04. Quindi Lione no, avanti. No, va a giocare a Istanbul, poi vediamo. Campo del buona squadra quella, però. Sì. Guarda del Besiktas. Comunque resta il grande rimpianto di un'occasione che secondo me poteva essere gestita meglio. E niente, adesso bisogna andare avanti, bisogna guardare, perché certo. Intanto comincia a pensare al Sassuolo, lo ripeto, comincia a pensare a quelli dietro che vanno a 2000 all'ora, comincia a pensare che poi ci avrà il 4 aprile una partita che sarà per l'ennesima volta la partita più importante della stagione. Io spero che la squadra, come posso dire, ieri ho visto
una Roma diversa, Ubaldo, rispetto a quella che ad esempio avevamo visto nel derby d'andata oppure contro il Napoli. Ho visto una squadra molto più dentro la partita, anche con molta più costanza dentro la partita. Ma è stata anche un po' il momento, la disperazione, un risultato che dovevi... Ma la disperazione, la disperazione io non l'ho vista se non nella parte finale della partita, quando probabilmente, come si diceva una volta, saltano tutte le marcature, no? E allora metti Totti al posto di De Rossi, nel senso che pensi poco a difendere e pensi magari a mettere più gente possibile. In quel momento lì ho visto un pochino di affanno e quindi di disperazione, tra virgolette. Prima ho visto una squadra che, lo ripeto, ha giocato bene contro un avversario che, tu l'hai sottolineato, è un avversario che ti ha un pochino sorpreso, no? Sì, per quello che è riuscito a fare. E io continuo a ripetere che non era facile giocare contro il Lione. E se la squadra è riuscita comunque a creare tutte queste occasioni e a vincere la partita, è perché qui non ci dimentichiamo, comunque poi la partita la Roma l'ha vinta, senza riuscire però a fare quel gol in più che le avrebbe consentito di passare il turno. Insomma, comunque la partita la Roma l'ha fatta, e l'ha fatta in, secondo me, bene, perché c'è stata una grande attenzione tattica. E lo ripeto, il lavoro che hanno fatto De Rossi e Strootman è un lavoro che non può essere sottovalutato nell'economia complessiva della partita, perché sono quelli che hanno dato, pur sbagliando magari, perché Strootman ha sbagliato, se non sbaglio, 25 palloni, forse è stato uno di quelli che ne ha persi di più, però vogliamo parlare del contributo che ha dato proprio in ogni circostanza, in entrambe le fasi. Insomma, la squadra la partita l'ha fatta. L'ha fatta in otto, Ubaldo, si può dire? Sì. L'ha fatta in otto, nonostante che l'abbia fatta in otto, comunque è riuscita a vincerla, a farsi fare un gol da super pollacchioni, e sei fuori, ma sei fuori non per la partita di ieri sera, sei fuori per quello che hai combinato il secondo tempo a Lione. Questa è l'assoluta verità, guarda. Non credo che ci sia qualcuno che non possa essere d'accordo, perché quei tre gol del secondo tempo di Lione sono quelli che ti hanno mandato a casa, non anche il gol di Diakabì, ma non soltanto il gol di Diakabì. Mimmo, cosa è cambiato in questo anno? Cioè, dalla... diciamo sbroccata di Spalletti post Real Madrid con il Bernabeu, nel dire 2-0, 2-0 tutti a casa, a ieri in questa forma di scoramento in cui dice forse sono io che porto sfiga. Beh, c'è da valutare anche il momento che sta vivendo l'allenatore, il suo momento personale, con una situazione contrattuale che ancora va definita, e probabilmente lui sperava di poter dare, in quanto proprio Luciano Spalletti in prima persona, un contributo diverso, di poter in qualche modo legare una rimonta di 16 marzo 2017 al suo nome, cosa che non è riuscita. E l'ho visto molto segnato, l'ho visto molto scosso. Non so se soltanto per l'eliminazione, perché magari c'era anche la delusione, perché come ho detto prima se n'è andato uno dei due obiettivi che la Roma, quindi lui poteva centrare, lui continua a dire di rimanere soltanto se vince, e da ieri sera ce n'è uno di meno. Però l'ho visto molto, molto segnato, e tant'è vero che secondo me in alcune circostanze poi dopo, nell'analisi complessiva della partita, si è lasciato andare ad alcune divagazioni che probabilmente non avevano un grandissimo senso, fatte ieri sera. Parlare di "so io che porto sfiga", che significa? Dai, si capisce che è soltanto magari lo sfogo di qualcuno che è deluso, però non penso ci sia qualcuno che porti sfiga o che per questo debba essere... Ecco, insomma, diciamo che sono diversi tempi, Gabriele, sono diversi tempi per Spalletti. La Roma è una squadra che è al secondo posto della classifica del campione italiano, che è uscita per differenza reti dall'Europa League, ma comunque è uscita, e quindi questo purtroppo è il dato più importante. Però io ieri sera ho visto una squadra che la prestazione l'ha fatta, ha vinto la partita, non le è bastato per passare il turno, e quindi praticamente non è servita a niente. Però non è vero che non servono a niente, anche queste partite in qualche modo ti possono aiutare, se non altro a capire su chi tu puoi puntare poi in un futuro, sapendo, sperando che andrai a affrontare altre partite come credi ieri sera. Ieri sera secondo me sotto questo aspetto ci sono state delle risposte importanti, e l'allenatore, se sarà ancora lui o comunque le società, hanno perfettamente capito chi sì e chi no, perché in alcuni casi si è visto chiaramente chi no. No, questa considerazione è importante, Mimmo. Tu pensi che una volta, sai, ti ricordi, c'erano le partite, no, per i giocatori, quelle le prime di campionato, durante il campionato così così, e poi si concentravano molto sulle ultime, no, per arrivare a fine. Quanti ne hai conosciuti? Oh. Dei compagni tuoi, ma facevano 10 gol al campionato, facevano
due fino a marzo e otto da inizio di marzo. E fino quella a marzo. Era la disperazione per gli allenatori, diceva, certo. Perché le altre 25 le partite esattamente. È il momento giustamente da parte della società, da Spalletti non lo so perché in senso ce lo dirà prima o poi, dai. Tanto, fare... il 4 aprile ormai lo capiremo in qualche modo. Se la Roma va avanti in Coppa Italia ci sarà ancora, eventualmente, se prima non sarà successo qualche cosa, no? La possibilità di vincere ancora qualche cosa, e questo ovviamente è quello che speriamo. Se no il 4 aprile, finita la semifinale di ritorno contro la Lazio in Coppa Italia, si capirà pure se la Roma sarà ancora in Coppa Italia o meno, e quindi valutare, no Gabriele? Sempre per quello che, certo, dice Spalletti, insomma, noi facciamo fede sulle sue parole e non soltanto però, su quelle. Ascoltando le parole di Spalletti che dice, no? Se non vinco vado via, sì, o meglio rimango solo se vinco, sì. Noi il 5 aprile mattina, anzi il 4 a mezzanotte più o meno potremmo già sapere. Ho detto esattamente questo. No, non solo questo, Mimmo. Cioè, il fatto è che c'è un problema di natura, di organigramma. Cioè, non avere il tecnico, non avere nemmeno il direttore sportivo. Sì. No, il direttore sportivo, cioè, dai, sì, perché è però, dai, sì, però, se ne sta però si sta trattando con un altro sbaglio. Sì, 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 assolutamente sì. E ma quindi, questo però ti sta a significare che il 5 aprile significa vedere la stagione finita, anche se c'è ancora un obiettivo da portare a termine, che è il campionato, nel caso in cui si venisse eliminati. Però stiamo facendo dei discorsi un pochino prematuri, no? Noi possiamo soltanto ipotizzare, ma che questo potrebbe accadere, non possiamo però secondo me ipotizzare quello che si dovrebbe fare o si farà nel caso in cui, quindi aspettiamo eventualmente semmai nel caso in cui, no? Intanto noi possiamo soltanto ipotizzare che, avendo detto Spalletti quelle cose, è saltata l'Europa League. Gabriele, con grande sincerità ti dico, mi sembra un po' complicato che Roma possa vincere lo scudetto. Certo. E resta il traguardo della Coppa Italia, in cui ci sarà bisogno di fare non due gol senza subirne alcuno, ma ci sarà bisogno di fare tre gol senza subirne alcuno. Quindi sarà ancora più complicato rispetto a quello di ieri sera. È vero che tu 2-0 dici, sai che c'è un'altra cosa, mi mamma, i supplementari, però la società non è immobile, attenzione. No, per carità, per carità. E non soltanto per questioni che appartengono marginalmente al campo, no? Come stavi raccontando, come state raccontando questa mattina, per appuntamenti, incontri, visite, eccetera, eccetera. Però poi c'è una parte societaria e c'è anche una parte sportiva, e sicuramente la Roma sta anche non con le mani in mano per l'aspetto sportivo. Un'altra cosa, tu sei sempre stato uno di quelli che ha detto dov'è il presidente viene poco, ieri viene ma non va allo stadio. Stava male, ci hanno detto, no? E oggi si è presentato col giudice. Però che fai? Allora, che fai? Metti in dubbio no per carità quello che ti viene raccontato. Però allora ti faccio una domanda: sarà capitato di andare a lavorare con 39 di febbre? Ma perché Pallotta allora ieri sera non, che motivo avrebbe avuto per non andare allo stadio ieri sera? Nessun altro. E allora quindi nessun altro, però no, però il problema è che una volta l'anno poi bravo esattamente quello. Ma no, io non parlo di febbre, parlo del che qui a Roma e diventa una notizia quando c'è il presidente in sede. Da altre parti magari c'è la notizia quando il presidente non sta in sede. L'anomalia di questa società è questa, che poi lui sia presente perché si sente tutti i giorni con Tizio Caio Sempronio, questo va benissimo e nessuno lo dubita. Però insomma la presenza di un presidente, no? Proprio presenza, presidente, no? L'etimologia è quella un pochino, Gabriele, no? E ti fa capire che tutto sommato ci sarebbe bisogno di una figura più centrale o più, come posso dire, non lo so nemmeno come, però, e poi mi viene detto, no, ma c'è l'amministratore legale, c'è il direttore generale, benissimo, però poi il presidente è un'altra persona, e secondo me all'interno di una società c'è bisogno della presenza di un presidente. Dimmi se sbaglio quando dico che qui ormai con la Roma fa notizia quando arriva Pallotta e non quando magari sta in sede, certo. E quindi è un'anomalia, no? Però questa è la situazione. Spalletti mi sembra che sia stato chiaro nel post Palermo nel dire mi piacerebbe che Pallotta fosse un pochino più presente, però non sapeva che poi al mister Jim gli piava la febbre appena sceso dall'aereo con la magliettina a maniche corte, insomma, però so cose che capitano, ma adesso non è questo il problema, la febbre di Pallotta. Il problema è che tu, come hai detto giustamente, c'hai un allenatore in scadenza di contratto, siamo arrivati al 17 marzo e ancora non si è capito bene che cosa succederà nella Roma l'anno prossimo, insomma, e questo è un pochino il problema, se problema lo vogliamo chiamare. Secondo me è un problema, perché tu dovresti in qualche modo organizzare la stagione Ventura sapendo innanzitutto chi ci avrà in panchina. Ci avrai Spalletti, lui dice se vinco rimanco, a sto punto non resta che cominciare a fare dei conti su quello che rimane ancora a lui da poter vincere, insomma, no?
Però io non credo che sia quello, secondo me Spalletti ha già deciso, l'ho detto mille volte, lo ribadisco, io non so che cosa abbia deciso, non mi permetto di fare i fenomeni che ti dicono, molto lo spiego io, molto lo dico, mi risulta che no, però la logica, Gabriele, ogni tanto se uno fa usarsi anche il cervello, la logica ti porta a pensare che lui ha già deciso, non può non aver deciso, non può non aver deciso, perché sarebbe... veramente un controsenso, sarebbe veramente un controsenso, però poi lo sa soltanto lui, lo saprà anche la Roma e vedremo, dai, vediamo. Allora mi fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole, eh. Grazie, ciao, grazie Mimmo, a tutti. Ciao Mimmo, grazie, ciao Mimmo.